Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel video di oggi voglio presentarvi l'ultimo kit che ho disegnato. Si chiama Peonia, è un kit di cui sono particolarmente orgogliosa perché a me piace molto e poi ho disegnato tutti gli elementi che fanno parte del kit e quindi io sono entusiasta. Spero che piaccia anche a voi e spero di vedere appunto nei vostri commenti quello che ne pensate. E sono tornata ad un pacchetto un po' vintage perché sapete che nell'ultimo periodo ho fatto un paio di pacchetti un pochino più moderni, però diciamo che questa versione è quella che un pochino preferisco e che so che anche moltissime di voi che mi seguono preferite. Quindi l'ho chiamato Peonia perché appunto ho disegnato questo fiore. Tra l'altro è mia intenzione fare i pacchetti prossimi, anche tra gli altri pacchetti, fare dei pacchetti con dei fiori specifici. Quindi anche lì, se avete qualche preferenza o avete qualche suggerimento da darmi sul fiore da utilizzare, scrivetemelo nei commenti perché così mi darete delle idee per lanciarmi nel lavoro delle prossime carte. Adesso ve le faccio vedere una per una, quindi questa l'ho fatta completamente ricoperta di fiori perché mi piaceva l'idea di avere questo sfondo così tutto fiori. Poi abbiamo questa dove ho inserito queste farfalle che ho appunto disegnato così tipo acqua colors che ci sono e non ci sono su questo sfondo di fiori che sono un pochino così, come si dice? Non mi viene in mente il termine, un pochino stilizzati, ecco, non sono così precisi, però ho voluto aggiungere un pochino di questo fiorellino con le righe sotto e poi adesso non so se si vede bene, ma comunque nella parte poi sotto ci sono vari colori, varie lavorazioni della carta. Qui abbiamo, ecco, qua si vede meglio, vedete la parte che ho messo sullo sfondo sotto, il motivo marrone scuro, farfalle, fiori. Quindi come potete vedere i colori sono un giallo, sono dei colori molto, tra l'altro io questi li ho stampati con un aggetto di inchiostro, se li stampate con la laser i colori vengono molto più luminosi, però anche così sono dei bei colori che si vedono bene. Sono il giallo, il rosa, c'è l'azzurro di questa farfalla e poi c'è la base che è un beige con del marrone leggermente più scuro. Questa ho voluto fare una parte di fiori interrotta, vedete, da questo giornale che ho interrotto così con questa forma dove ho sovrapposto le farfalle. Anche in questa dove però c'è solo un particolare, perché poi ho cambiato lo sfondo dove ho utilizzato questo pattern sul giallo che va a richiamare il giallo della farfalla. Poi ho creato questa con questi centrini, con quella tecnica, come si chiama? Adesso non mi viene in mente, oh mamma mia, adesso se viene in mente a qualcuno, questa è una tecnica, ecco, che non ho mai fatto, quella che si fa con quell'attrezzino, con tutti i fili che si incrociano, adesso mi sfugge il nome, scrivetemelo voi, tanto poi mi verrà in mente dopo, ma se a qualcuno viene in mente me lo scriva. Questa è una pagina che ho fatto già un po' pensata eventualmente da piegare. Vedete, da fare così, da piegare direttamente per fare un junk journal, così avete i due lati. Io vedete che ho già stampato il fronte retro perché ho già in mente un lavoro da fare. E questa è un'altra, anzi ve la faccio vedere, anche se ve la faccio vedere dopo, ve la faccio vedere subito perché questa a sua volta è un'altra versione con le farfalle, sempre di carta da piegare, da fare un quaderno o quello che preferite. Qui abbiamo una versione con i centrini, ma fatta in maniera diversa, più irregolare. Qua abbiamo uno sfondo giallo diverso da quello che vi ho fatto vedere prima, sono dei cerchietti. Qui ho la versione del pattern rosa, dove però ho aggiunto di nuovo i fiori stilizzati. Questa è la pagina che vi ho fatto vedere prima perché avevo stampato tutto fronte retro.
E poi questo kit comprende anche tre fogli che servono per gli abbellimenti. Non ho fatto i kit separati, ma ho fatto un unico kit che comprende tutto. Infatti avete 15 fogli in questo kit nello specifico. E qui ho praticamente già preparato, vedete, da tagliare a metà e da piegare per fare dei quadernini o da tagliare a metà per fare dei particolari, delle tasche. Quello che preferite, ma io li ho già pensati in modo da eventualmente tagliarli a metà, piegarli e utilizzarli come copertine per fare dei quadernini un po' più piccoli o comunque delle tasche da mettere sui vostri junk o sui vostri album. E li ho pensati un po' in questo modo. Qui ho messo anche, vedete, un'etichettina gialla dove bisogna solo scrivere. E poi ho fatto un foglio dove abbiamo una busta e quattro etichette che poi sulla quale poi potete aggiungere, potete scrivere direttamente. Ho cercato di fare dei colori chiari perché così si possono scrivere direttamente, oppure potete aggiungere della carta in tinta unita con il logo sopra, come preferite. Non ho voluto mettere io delle scritte perché così ognuno può mettere le scritte che vuole. Però cosa ho fatto? Ho già creato la busta, così vi faccio vedere la grandezza. Io considerate che ho stampato, così avete anche un riferimento, io ho stampato a tutta pagina, quindi vedete che non ci sono i bordi, quindi non stampando a tutta pagina la busta vi viene bella grande di questa dimensione. Se invece avete i bordini vi verrà leggermente più piccola, comunque la dimensione è già bella. Io ho fatto la busta e queste sono le dimensioni delle etichettine ritagliate, così avete già idea di come vengono. Ho voluto ritagliarle così ve le facevo vedere. Quindi questo è il kit Peonia. Nella descrizione del video trovate il link al negozio per acquistare le carte. Spero che vi piaccia. Mi raccomando, aspetto i vostri commenti dove appunto datemi qualche consiglio sui prossimi fiori da utilizzare. E detto questo, non vi rubo più tempo, ma come vi dico sempre, se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo progetto. Un bacione, ciao ciao!